oggi è lo sciopero nazionale indetto dalla Confederazione Unitaria di Base, presente anche una rappresentanza curda. Oggi il popolo curdo e tutti i popoli democratici della Turchia vivono in un carcere aperto e dopo le notizie di ieri sera in cui sono stati arrestati i co-presidenti del partito HDP e 13 dei suoi deputati, si parla di un mandato di arresto, di cattura verso tutti i 59 deputati curdi. Ricordiamo che i curdi e il partito filo curdo ha preso 6 milioni di voti. L'Europa tace, il mondo tace. Se noi oggi accettiamo quello che è successo e non diciamo nulla, per la Turchia, per il Kurdistan e per quelle zone comincia un periodo veramente buio e veramente triste che sarà notato alla storia. Un Hitler lavora alle porte dell'Europa e nessuno dice nulla, non si vengono presi provvedimenti oltre a dire siamo preoccupati di quello che succede, non ci piace quello che succede, è successo questo lo sappiamo anche noi, ma noi vogliamo risposte concrete a queste politiche di guerra che portano le popolazioni a dover immigrare, a dover resistere, a dover lottare per la propria esistenza. Quindi noi siamo nelle piazze di tutto il mondo, in tutta la Turchia, a protestare contro questa repressione e queste forme di repressione in ogni luogo che siano, ma oggi si parla veramente di un periodo brutto per la Turchia e per il Kurdistan.